Buongiorno, eccoci qua con una nuova 24 ore mangio solo cibo oro. Avete visto la clip popolare che non sia proprio oro oro oro, perché sopra il frosting non è proprio oro oro oro, però raga, passatemelo perché dai, un po' ci sono riuscita perché raga, pensate che ho messo un sacco di colorante, probabilmente già la boccettina piccolina non potevo utilizzarlo solo per la colazione. Però io direi, primo passo, dai, ci siamo, ma solo per, io è la prima volta in tutta la mia vita che utilizzo la Saga Posh e dai, è venuto bene, l'ho fatta col burro, zucchero a velo, sono molto soddisfatta di questo muffin. Poi questo, raga. Va bene, va bene. Ok, io direi di iniziare ad assaggiare. È buono alla fine. Però è buono. Vi assicuro che i prossimi pasti saranno super super oro. Perché poi ho comprato anche un altro prodottino oro. Però mi serve tanto di quel prodotto per una chicca per stasera. E quindi io così lo prendo perché sto parlando dello spray oro. Però ho detto, vabbè, se qua secondo me spruzzo il getto forse mi può rovinare sopra la crema, tanto per farlo, quindi ho evitato. Però io sono molto soddisfatta, quanto sono belli! Io di solito ho sempre mangiato i muffin, ma mai cupcake proprio con la crema sopra, quindi per me è proprio la prima volta. Ah, sono buonissimi. Devo dire la verità, mi aspettavo di peggio, avevo un po' paura per quanto riguarda la crema sopra, cioè il frosting, sorry, però buono. È super dolce perché pensate che sopra è burro e zucchero a velo. Ovviamente raga, non li mangerò tutti e tre, perché già uno è una bomba, ma veramente una bomba. È una bomba di zucchero, si sente proprio, però sono contenta raga, esperimento super super riuscito. Ovviamente latte e caffè è esonerato da questa challenge. E adesso io mangio giusto una metà, perché raga veramente vi assicuro che è una bomba e mi conoscete, quindi non voglio strafare visto che oggi mangeremo tante cose. Però super colazione andata, ci voleva qualcosa di diverso, qualcosa proprio, voi sapete che nelle challenge mi piace proprio preparare io, cucinare infatti quasi tutto di questa challenge, sì, tre pasti su cinque li cucinerò io. E niente, noi ci vediamo più tardi, solamente sarò tutta sporca con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo, madò raga, vi giuro che non rende per niente l'oro. Dalla videocamera è molto più spento, invece dal vivo è proprio raga oro oro oro, marò. Troppo contenta, ho fatto queste rotelline con una crema di patate e ho Philadelphia, cioè raga, che buono, ovviamente un bel cucchiaione di olio, assaggiamo, poi ho usato il colorante per la crema, ma raga, fortunatamente ho comprato anche questa bomboletta spray color oro, perché il colorante quando girate sì, si vedeva l'oro, però dopo un po' perdeva proprio, raga, veramente io spero che non mi abbandona perché ne ho usato davvero tanto e vabbè, però ce la facciamo per le prossime ricette, quindi ho voluto fare una bella spruzzata di oro, ma senza esagerare perché per stasera mi serve. È buono, ovviamente raga, non mi vengo, vi devo far vedere com'è bello cremoso. Che bontà! Però ovviamente il colorante non si sente, è in sapore, è la stessa cosa lo spray, però quando l'ho spruzzato si sentiva tipo di zucchero filato. È
per quando uscirà questo video, io, perché mi sta venendo in mente un'idea che poi sicuramente se trovate giù il link nell'info box vuol dire che già l'ho fatta, di fare proprio una cosa del genere, però provando dei prodottini nuovi, quindi se volete la ricetta, ma che vai per vedere se l'ho fatta o non l'ho fatta, andate giù nell'info box, perché se trovate il video significa che l'ho fatta. Anche il pranzo è andato, noi ci vediamo dopo con la merenda. Lo so, raga, sono pessima, non mi dite niente. Questo doveva essere un cookie. Raga, non è che sono stata io a farlo bruciare. Comunque, dai, devo dire che è bello oro. Fatto vedere, ovviamente ho usato un po' di bomboletta sopra perché ho usato il colorante nell'impasto, ma sapete che quando si cuoce cambia completamente il colore. Infatti vi faccio vedere che cioè, prima di cuocerlo era quasi oro oro, perché ragazzi non so quanto colorante ci ho messo all'interno, ma è proprio così, non è che si colora proprio di quel bell'oro brillantinato, però vi faccio vedere la differenza dell'impasto, quello che erano per me i biscotti e quello per i miei. Poi alla fine della cottura sono fatte tutte uguali, però questi qua sono sempre rimasti un po' più scuri rispetto all'altro e quindi ho usato la mia bellissima polverina. Non sono venuti proprio rotondi rotondi e super morbidi e super alti, ma l'errore è stato mio, perché praticamente non ho fatto riposare l'impasto in frigo, giusto perché andavo veramente di fretta, mi sono ricordata tardi, ero alle 3, nel tempo che non le ho fatte, mentre non le ho messe in forno. E niente raga, quindi l'errore è stato mio, ma le rifaremo, perché le rifaremo insieme, tanto ci sarà tutto il periodo natalizio, perché io ero la regina dei biscotti americani, quindi dei cookies americani, cioè raga mi venivano super bene, quindi assaggiamo. Poi sono super oro. Raga, io non vedo l'ora che viene stasera, perché raga, mamma mia, mangeremo una bomba. Super merenda andata, nonostante tutto era molto buono, i biscotti sono sempre buoni, quindi duri, morbidi, sono sempre buoni. E noi ci vediamo direttamente stasera, cioè raga, già con il penultimo pasto, cioè io mi rifiuto. Cioè io mi rifiuto, questa challenge già è finita. Cioè per me quando arriva la merenda, per me già è finita. No. Vabbè raga, noi ci vediamo stasera con una super super cena. Io non vedo l'ora, speriamo bene. Io quando devo fare queste challenge così, specialmente tipo il colore, mi sale un'ansia. Cioè raga, ve lo giuro, un'ansia atroce, che dico madonna, mi ce la faccio col colorante che ho preso, madonna mia, con lo spray infatti. Questa è stata la mia prima volta che ho acquistato lo spray e mia sorella può confermare tutti i giorni a fare che faccio, ne prendo un altro e che faccio, mi può bastare? E mo se non mi basta io come faccio? E mo di qua. Infatti pensate che ho conservato, io non mi serve più il colorante, quindi già un po' di spoiler, che poi alla fine sarete con tutta la copertina eccetera, vabbè. A me non serve, ma giusto per spiegarvi, è bello anche questi video oltre a mangiare anche per chiacchierare. E pensate che io ho fatto i cookie e ho usato tanto colorante, ho detto no no no, beh è quasi finito il colorante, la boccettina, ho fatto no no no, questo poco di colorante lo devo conservare perché se mi finisce la bomboletta stasera io poi come faccio, no no no, e poi per domani mattina a colazione come faccio, cioè io sono personaggio quando faccio il challenge. E quindi niente raga, non mi dilungo più, ci vediamo tra pochissimo con la cena. Eccoci qua con una super pizza oro, cioè raga non avrei mai immaginato di mangiare una pizza oro, mamma mia raga ma quanto è bella, infatti ho fatto della clip ma adesso qui mentre sto parlando vi faccio vedere io proprio la mia visione che ho in questo momento. Ho fatto ovviamente una panna a prosciutto cotto e mais con Coca Cola Zero, c'è anche qui mia sorella che mi sta facendo compagnia, se vuoi. Hola. Hola.
sempre qua. Iniziamo a tagliare. Ma non ci posso pensare. È abbastanza superata questa challenge, fatemelo sapere voi a me. Cioè, raga, che bello. Ragazzi, da adesso in poi vedete tutto velocizzato, che guardo un po' di là, un po' di qua, e che io ovviamente c'è mia sorella, quindi ci facciamo un po' due chiacchiere. Ovviamente Coca-Cola Zero, che dopo passerò anche alla mia manager. In questo momento, oltre a fare la challenge oro, sto facendo anche quella nera, cioè è bruciata sta pizza. Questa fetta è super oro, raga, ve la faccio vedere. Ultimo pezzo di questa bellissima pizza oro, che penso che sarà l'ultima della mia vita che mangerò così, oro, quindi gustiamocela. E niente raga, anche questa pizza, oddio raga, c'è un chicco di mais, aspettate, soprattutto oro, eh. Raga, anche la pizza è andata, quindi noi ci vediamo domani mattina con la colazione. Oggi mi vedete tutta truccata, sistemata, perché oggi, vabbè, quando uscirà questo video già sarà pure tutto attivo. Devo scoprire per la prima volta il sito di AS Food, e io sto, che sarebbe sempre un supplement. Io sto troppo contenta, ma lo scoprirò insieme a voi nelle storie, ma molti di voi l'avranno già visto su YouTube. Ma ecco, oggi che è 21 novembre, io quando appena finirò di fare questa colazione mi fenderò subito vicino al computer con il telefono, che mamma mia, raga, non vedo l'ora. Ma voi avete mai visto il quart cake oro? Ebbene sì, raga, perché visto che a me non arrivano qua i baci perugina gold, i kit kat gold, non arrivano, da me sono arrivati i quart cake oro e da voi no, mi dispiace. Ovviamente tutto ciò che ho detto, soprattutto l'ultima cosa, sto scherzando. Cioè, raga, voi dite, ma Giulia, ci sono tutte queste cose gold, perché non le prese? Raga, ci stesse le pias pure. Quindi, a spendere sinceramente, raga, 18 euro per un pacco di perugina, di baci perugina su Amazon, cioè, raga, una rapina proprio, assolutamente no. Quindi, io ho preso i quart cake al limone, ho fatto una bella spruzzettina, uru, e almeno così li assaggiamo. Ma raga, ma quanto sono belli. Io non li ho mai provati, perché proprio dicevo a Giulia che sono usciti da mesi. Raga, la sfiga di chi abita in provincia. La mia ragazza alcolista, che è me, una piccola parte. Cioè raga, la crema al limone fa proprio pena. Yeah, ma che mulino bianco! Se sei stata fatta aiutare la gallina, forse facevo qualcosa di meglio. No, raga. Guarda. Respirata. Raga, io sono un amante del limoncello. È l'unico liquore che mi piace. Anche il rucolino buono. Beh, sono un amante. Stai pure affugando. Io sono un amante del limoncello. Mia nonna lo fa proprio lei il limoncello. A mente per uso personale. Ma raga. Questo sa proprio di alcol, non sa per una crema al limone. Ma fatemi una cosa più delicata, più veritiera, più reale. Gente, solo, cioè, come fanno a promuoverlo? Ah, buoni! Ah, non è che dici, vabbè,
non ti piace il limoncello, che ti ha accattato a fare una cipollata? Io sono un amante del limoncello, della crema al limone, della delizia al limone, ma che no ragazzi, no ragazzi, noi ci siamo, Mulino Bianco, noi ci siamo. Cosa bella che no, quando il mio verso questo qui famoso non esce vuol dire che non è buono. Cioè io non sento proprio il limone. Scusatemi, ma oggi sono molto... Vabbè, io sono sempre una pazza nei video. Cioè, proprio non me ne frego proprio, ma... Specialmente oggi sto troppo felice, elettrizzata, che proprio esce proprio la brenzola che a me... Non ci posso fare niente. Penso che questo sia uno dei video più belli. Io spero che comunque... Adesso ritorno un attimo in me, aspettate. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se l'avete provato, cioè ragazzi mi dite, il primo che mi dice, ma no, ma è buono! C'è qualcosa che non va, comunque sto scherzando, raga, scrivetemi tutto quello che volete, io è meglio che stacco qua perché altrimenti è tutto su ironica, eh. E quindi raga, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!